danza eterna, ricca di passione e suggestione. Il tango non ha età, nemmeno in chi lo pratica, un ballo che resiste alle mode, ai modi e alle tendenze. Il tango nasce come espressione popolare ed artistica, comprendente musica, danza, testo e canzone. Originario della regione del Rio de la Plata in Argentina, ha anche aspetti misteriosi. Infatti nessuno sa chi abbia dato il nome di tango a questo ballo, né si sa esattamente perché si chiami così. Ballo di coppia per eccellenza, si avvale anche di musiche avvolgenti e cariche di atmosfera, dove l'abbraccio dei ballerini è un tutt'uno con le note. Il tango è una musica che comunque già si presta di per sé, comunque è una musica talmente travolgente che ti entra dentro, che anche se non si è comunque prettamente ballerini di tango ci si presta più che volentieri. Quindi sì, abbiamo creato un po' una sperimentazione perché appunto nasciamo come danzatori di danza classica o comunque contemporanea, quindi varie contaminazioni, c'è anche tra l'altro un danzatore di hip hop e anche contemporaneo, e quindi niente, con queste note insomma così travolgenti di Piazzolla e altri, e abbiamo creato questa sorta di sperimentazione, di connubio un po' particolare. Un ballerino dentro di sé ha tutto, se è un ballerino, no, vero. Poi ripeto, il tango è una cosa talmente particolare, come il flamenco, che sono due cose comunque molto molto distinte, che hanno una storia secolare e si sono poi appunto evolute in modi sorprendenti, anche perché appunto poi sono stati contaminati, no, da altri generi. Lo stesso Astor Piazzolla è stato molto criticato, no, quando ha cominciato a produrre questo tipo di musica, e i puristi l'hanno chiamato, no, el assassino del tango, mentre, no, ha contrapposto a Carlos Gardel, che era diciamo il tango per eccellenza. Però come abbiamo visto in questi ultimi anni, insomma, ma il bello è anche questo, no? Le contaminazioni, le unioni fra generi diversi, insomma, fanno scaturire sempre nuove cose, nuove esperienze e nuove sensazioni. Questo mondo a sé verranno proiettati tutti gli spettatori che sabato 20 agosto assisteranno all'Arena BCC di Fano allo spettacolo Tango y Tangueros, con le musiche di uno dei maestri del genere più conosciuti, Astor Piazzolla. Una musica sensuale, questo è l'aggettivo che mancava. È una serata molto particolare, dove innanzitutto sono unite due discipline che hanno tantissimo in comune, soprattutto il rigore, no? La preparazione, la dedizione e la passione. E il programma proprio si dipana su diversi autori, principe Astor Piazzolla, perché appunto la serata ha un titolo, Tango y Tangueros, però non è un tango, no, spiccatamente, no, appunto argentino, come ha detto Ilaria, è una contaminazione.